Ciao ragazzi, allora, post Bologna-Milan, finalmente torniamo alla vittoria dopo, se non sbaglio, 6 partite. Si ricomincia a vedere un barlume di gioco, si ricomincia a vedere un Milan sicuramente migliore delle ultime uscite, con un po' più anche, mi sembra, di condizione atletica che mi sembra migliorata. È tornato Çalhanoğlu, è tornato anche al gol, ha fatto tra l'altro un bel gol, e l'altro l'ha fatto Bonaventura, anche lui molto bravo, quindi felice per i gol del, diciamo così, dei nostri centrocampisti e della nostra ala. Continuano a mancare i gol delle punte. Cutrone in un'occasione è stato sfortunato perché ha preso il palo, nell'altra insomma si è mangiato un gol praticamente già fatto. Non riusciamo mai a chiudere una partita, non riusciamo mai a goderci tranquillamente, a gestire un risultato, perché sarebbe stato veramente un peccato essere ripresi dal Bologna, perché comunque siamo sul 2-0, in controllo totale del match, tant'è che abbiamo avuto 4-5 occasioni limpide per poter andare sul 3-0 e chiuderla definitivamente, ma legno di Bonaventura, legno di Cutrone si mangia un gol, Suso se ne mangia praticamente altri due, insomma. Quel gol del Bologna ha riaperto la partita. È chiaro che poi nel calcio è così, no? Se non la chiudi, poi basta un attimo a riaprirla. Meno male, perché comunque portiamo a casa 3 punti importanti che spero diano un po' di morale. Tengono a distanza la Sampdoria sempre di 3 punti. L'Atalanta ha vinto e siamo sempre a meno 1. E vediamo poi la Fiorentina cosa farà con il Napoli. E per quanto riguarda i singoli, bene Çalhanoğlu, ha fatto un bellissimo gol, non molto bene Suso, che si è mangiato un paio di gol. Cutrone è stato un po' sfortunato con il palo, Locatelli ha fatto il suo, per non aver mai giocato quest'anno non ha demeritato oggi. Bene dietro, soprattutto Zapata, che da quando sta giocando non sta sbagliando praticamente niente. Buona partita di Calabria, insomma nel complesso una buona gara. C'è anche da dire che abbiamo preso 3 punti su un campo con una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato, ma quello anche il Benevento l'altra settimana non aveva più niente da chiedere, era praticamente retrocesso, ma ci ha battuto. Niente, speriamo di aver ripreso un po' la condizione fisica, di aver ripreso un po' di morale per finire al meglio la stagione. Ragazzi, ci vediamo presto con un nuovo video, ciao e forza Milan!